Un fine settimana, quello organizzato da Legambiente, volto alla valorizzazione dei beni comuni, all'integrazione e all'abbattimento delle barriere culturali e sociali insieme ad altre associazioni. Quest'anno la 26ª edizione di Puliamo il Mondo è stata dedicata al tema dell'abbattimento delle barriere e dei pregiudizi, tenendo insieme chi vuole salvare l'ambiente, le città e le periferie dai rifiuti e dal degrado e chi cerca di ricostruire ogni giorno relazioni di comunità e dialogo. A Modica due appuntamenti: sabato mattina pulizia e rigenerazione insieme ai giovani di Crisciranni nei dintorni dell'ex Foro Boario, e poi domenica sera in via Grimaldi la proiezione del film Va Pensiero, storie ambulanti di Dagmann Himer. Una serata arricchita anche da un dibattito con la presenza di ospiti. Con Crisciranni, la Caritas, Crisciranni il cantiere educativo che qui opera qui in questo quartiere di Modica, raccogliendo ragazzi per dargli sostegno e accompagnarli nella crescita. Poi ci sono la cooperativa Filotea con il progetto SPRAR, Casa dell'Amicizia, noi del Circolo Legambiente, la cooperativa Beautiful Days di Modica e altri cittadini che hanno aderito così spontaneamente all'iniziativa. Tutti per raggiungere l'obiettivo di pulire un pezzo di territorio, renderlo migliore e mandare un segnale alla comunità. Visto che è una cosa che si ripete, si fa insieme a tanti altri soggetti, quest'anno con altre 30 associazioni nazionali, ci si è dato appunto questo impegno e questo tema. Visto anche quello che si vive in questo periodo nella nostra terra. Come Caritas Diocesana abbiamo aderito, e attraverso un po' le interlocuzioni, il dialogo con appunto le realtà del territorio, in particolare di Legambiente, che ha fatto un po' ecco, da collante tra le varie associazioni, si è profilata la possibilità di intervenire in quest'area della città. In quest'area della città dove è il cantiere educativo Crisciranni, mettendo insieme quindi le belle potenzialità di varie associazioni del territorio per rendere più bello questo luogo frequentato ogni giorno da bambini di tutte le età, in particolare di questo quartiere di Modica, che è il quartiere di Via Fontana, Vignazza. Che noi siamo tutti una famiglia. Io secondo me penso non deve essere differente di colore o differente una cosa diversa al nostro pensiero. Io, oggi noi siamo qua per pulire una parte della scuola dei bambini e questo mi piacerebbe, coloro lo sappiamo, non tutti noi siamo uguali. E comunque io sono troppo contento per questo.